L'ultimo episodio su Witty Games e oggi siamo in un video diverso, però sempre parlante di Yu-Gi-Oh! Sì, ormai sto andando avanti con tanto Yu-Gi-Oh! Ma vedo che fa successo, quindi facciamo ancora Yu-Gi-Oh! Però oggi non siamo in un gioco di Yu-Gi-Oh! Non facciamo duelli, ma andiamo a creare le nostre carte su Yu-Gi-Oh! Card Maker. Detto all'inglese, proprio giusto. E siamo pronti a creare la nostra prima carta. Che entrerà nel nostro album delle carte più fottutamente potenti del mondo. Qual è la prima carta che andremo a creare oggi? Andremo a creare Gianni Morandi. Gianni Morandi è il pilastro portante della musica italiana, delle canzoni di questa Italia distrutta dalla crisi e soprattutto appartenente a Facebook. Però, Gianni Morandi. È l'emblema della canzone italiana, quindi non si può non creare un mostro con Gianni Morandi. Gianni Morandi è un mostro, quindi andiamo a creare un mostro Gianni Morandi. Ovviamente, il nostro mostro si chiamerà Gianna Novanni. Gianni Morandi, vedete Gianni Morandi, che per il momento è un mostro normale, ma è Gianni Morandi ed è a livello 1, però sono dei. Ma Gianni Morandi ovviamente non può essere un mostro normale, perché i mostri normali fanno schifo, come sapete bene, fanno schifo. E quindi dobbiamo andare a fare un mostro che abbia effetto, ovviamente, perché un mostro con effetto è sempre ottimo per tutti i deck. E soprattutto, che attributo mettiamo a questo mostro, a questo Gianni Morandi, il pilastro della musica, Gianni Morandi. Secondo me, un attributo che gli sta benissimo, benissimo con questo mondo di Yu-Gi-Oh! È il vento. Direi la terra più che altro, quindi mettiamo terra, perché il vento non comprende bene la sua potenza, capite bene? La potenza di Gianni Morandi, che sta nelle sue mani grandi. Continuate voi, perché penso che sapete meglio voi il perché del. Ok. Il livello di Gianni Morandi, intanto generiamo la carta, deve essere un livello abbastanza semplice, perché Gianni Morandi è semplice in sé, attacca sempre, quando gli avversari attaccano lui attacca, quindi siamo a posto, e quindi noi questo Gianni Morandi dobbiamo averlo potente, potente veramente, le mani grosse, quindi le mani grandi fanno da scudo, e quindi sei. Un 6, 6 stelle, che è sempre versatile, perché 6 stelle è sempre un mostro con un tributo unico, quindi siamo a posto. È sempre un mostro fantastico, e quindi siamo a posto, proprio. Basta parlare così, sembra un coglione. Quindi, rarità della carta. Un Gianni Morandi non può essere Ultimate. L'Ultimate fa parte dei giocatori di FIFA, e quindi Ultimate Team, ok? Però, un Gianni Morandi, un cantante così famoso, così grande nel mondo, forse, può essere un ultra raro. Ultra raro, sì, ci sta sempre. Gianni Morandi ci sta sempre con l'ultra raro. Quindi, ultra raro, Gianni Morandi e le sue grandi mani. Quindi, generiamo e il suo nome diventa giallo. Giallo perché è ultra raro. Che immagine mettiamo a questo Gianni Morandi? Questa immensa immagine che dovrà rappresentare questa carta, questo mostro potentissimo, peggio di tutti gli altri, se non un'immagine così bella e così pesante allo stesso modo, un'immagine che rappresenterà tutto il suo potenziale di questo fantastico mostro a 6 stelle, se non questa. Questa un po' schiacciata perché così fa più stile. Un'immagine che rappresenta tutto il suo potenziale e soprattutto fa vedere la sua vera e unica arma che ha in mano, più che in mano le mani. E comunque, Circulation, mettiamo un numero totalmente a caso, fatto a caso, troppo lungo, grazie. 7 ID, un ID per Gianni Morandi è GI 99, perché 99 ci sta sempre. E poi MO, perché Morandi ci sta. Con 69, perché non si sa mai con quelle mani cosa può fare. Il tipo di mostro. Questo è difficile. Difficile perché una creatura
così potente, così forte, così piena di potere non può avere un grado di mostro brutto, 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 non può essere un insetto, se no non sarebbe Gianni Morandi. Quindi cosa gli mettiamo? Guerriero bestia. E questo Gianni Morandi che effetto avrà? Che effetto avrà questo Gianni Morandi guerriero bestia? Guerriero bestia, che io non mi ricordo se si scrive così, ma è guerriero bestia. E che Gianni avrà? Che effetto avrà questa carta? Diciamo che ultimamente su Facebook ha fatto molto effetto. Battuta pessima, però. Vediamo un effetto fantastico, un effetto che potrebbe dichiarare questo mostro una cosa assurda. La mentalità arriva, arriva. Quando sul terreno è presente la carta Anna Dan, che sarebbe quella che gli fa le foto su Facebook, questa carta può attaccare tutti i mostri dell'avversario. E se l'attacco di questa carta è inferiore al attack della carta avversaria, virgola, aumenta l'attack di questa carta di 1000 punti. Effetto lungo, però questa carta ha bisogno di una seconda carta per poter parlare, quindi i 6 stelle ci sta perfettamente. Quindi, quando sul terreno è presente la carta Anna Dan, che sarebbe quella che fa le foto su Facebook di Gianni Morandi, questa carta può attaccare tutti i mostri avversario e, se l'attacco di questa carta è inferiore all'attacco della carta avversaria, aumenta l'attacco di questa carta di 1000. Quindi praticamente fa piazza pulita di tutti i commenti inutili che gli fanno. Giusto! Comunque, quanto diamo a questa carta, questo potente personaggio, questo potente mostro con effetto devastante, quanto attacco gli diamo? 2500. E soprattutto quanta difesa? Difesa che è data sempre dalla sua arma primaria. Lui è un mostro difensivo e offensivo allo stesso momento. Le sue mani sono talmente grandi che possono fargli da scudo, quindi la sua difesa è 3000 di difesa. Questo è il mostro più potente che abbia mai visto nella Terra. Non è vero, però sono dettagli. Ovviamente creatore, sono io, quindi DJ Bigus. Se magari scrivi DG Bigus. E ovviamente, un serial number randomico ci sta sempre. Quindi generiamo. Abbiamo creato la prima carta del nostro fantastico mazzo di carte che si creerà alla fine. Ditemi se volete altri episodi di questa serie, se volete il continuo di questa cosa. E adesso passiamo al prossimo mostro. Il prossimo mostro vorrei fare qualcosa di più conosciuto, di più potente, di più cattivo, più conosciuto. Diciamo che un personaggio che potrebbe essere interessante per tutte le persone che seguono questo video, soprattutto per la sua importanza nel mondo dello sport, Cristiano Ronaldo. Perfetto. Generiamo Cristiano Ronaldo. Che però, prima di mettere mostro normale quello che è, dobbiamo mettergli la rarità. Perché ovviamente lui appartiene, se giocate a FIFA, potete trovarlo su Ultimate Team dopo una rarità molto molto grande, è molto raro. Però se lo trovate, esultate come dei dementi. Quindi, perché non mettere insieme queste due cose, Ultimate Team con la rarità della carta, quindi rarità Ultimate Rare, quindi
carta super rara, praticamente fa parte del gioco di FIFA, non più di Yu-Gi-Oh, anche se noi lo stiamo creando qua. Ma questi sono dettagli. Come vogliamo creare questo mostro, questo Ronaldo, questo mostro, questa carta di Yu-Gi-Oh innovativa e soprattutto nuova? Io genererei un mostro con effetto, ovviamente, perché se no sarebbe quasi inutile avere un mostro normale di fronte a voi. Ma più che con effetto, direi più un divine, perché questo è un giocatore divino, divine beast addirittura, capito? Cioè, capite la potenza di questo mostro? Ovviamente non possiamo mettergli un attributo fasullo, luce, acqua, ma che cazzo di attributi sono? Cosa sono queste cose? Ovviamente ci sta l'attributo divine, divine, divino, perché è un mostro divino, se no sarebbe un mostro di birra e non sarebbe un problema. Ma questa è una battuta pessima e potete dirmelo sotto in fondo. Comunque, continuiamo, aia, continuiamo il nostro mostro e dobbiamo scegliere la nostra potente, ma potente livello. Questo mostro, che cazzo sto... Che livello mettiamo a Cristiano Ronaldo? Tutti diranno il 12, l'8, il 9. Io metto il 10 come il numero che ha sulla maglietta. E ovviamente non possiamo che mettere un'immagine che rappresenti al pieno questo giocatore, questo mostro, questa bestia divina, se non questa immagine, un'immagine di questo mostro, questo fantastico giocatore che presenta delle ammaccature, dei cerotti che però lo fanno andare avanti e continuare la sua avventura sportiva in questo fantastico mondo che sta andando verso la distruzione, ma lui continua a calciare una palla, simbolo che il mondo andrà avanti, la sfera riuscirà a uscire da questa crisi. Se continua col calcio, no, però ci può sempre stare, quindi ci può sempre stare. Circulation, numero che potrebbe rappresentare questo giocatore casuale, perché tanto 7D. Il D di questa carta deve essere molto importante, è molto importante per tutti quanti, quindi generiamo un ID che sia potente e allo stesso tempo utile a riconoscere questa carta. Primo è Cree, assolutamente, perché Cree ci sta. E mettiamo un numero 78, preso totalmente a caso perché ci avevo voglia. E secondo è Ro, perché Ronaldo ci sta sempre. Ci sta sempre Ronaldo. Però il numero stavolta mettiamo un 90, perché il 90 non so cosa rappresenti, quindi è un 90. Generiamo questo fantastico numero che possiamo trovare in alto, in basso a destra dell'immagine, e poi andiamo avanti con la selezione, perché adesso abbiamo un mostro divino che non è di birra, che è normale ma senza effetto, quindi questo divino non mi piace assolutamente. Cambiamo questo divino e mettiamo effetto, perché questo mostro deve avere un effetto, deve avere una potenza più grossa di quello che è già. Quindi cosa andiamo a modificare? Il tipo. Cosa può essere questo mostro di fronte alla vita, di fronte a un immenso mondo calcistico e sportivo, se non un guerriero, il guerriero più forte del Real Madrid? Sì, penso che sia quella la scala. Sì, è il Real Madrid, sono un genio. Quindi questo guerriero che non è una bestia, è un guerriero, questo è un guerriero che sta dentro uno stadio, lo stadio per affrontare i leoni. Lionel Messi, battuta pessima. Comunque, questo guerriero deve avere un effetto che deve portare avanti il suo nome, la sua portanza fisica, la sua, non so cosa abbia detto, la sua forza. Non seguo mai una sua partita, ma me ne fotto. La sua determinazione, se non un effetto così. Visto che è divino, c'è un modo per evocarlo. Questa carta può... essere evocata soltanto, evocata tramite evocazione speciale soltanto se nel terreno è pre
È presente la carta, come si chiama lo stadio di Cristiano Ronaldo? La carta contro il V perché è troppo lunga. Stadio Santiago Bernabéu. Bernabéu, generiamo un attimo questo effetto, ma andiamo a modificarlo subito. Santiago Bernabéu, che sarà una carta terreno ovviamente, perché lo stadio è un terreno dove andrà a giocare questo giocatore. E questa carta Stadio Santiago Bernabéu permetterà, grazie a due tributi, virgola, offrendo come tributo due mostri sul terreno. Terreno, cioè significa in qualsiasi terreno, anche quelli dell'avversario, quindi fottete l'avversario con questa carta, però dovete avere la carta Santiago Bernabéu, Stadio Santiago Bernabéu sul terreno. L'effetto potente di questo Cristiano Ronaldo è che quando attacca, quando questa carta attacca un mostro dell'avversario, distruggi quel mostro e rendi questo attacco un attacco diretto. Quindi è il devasto più totale alla porta avversaria, praticamente ai suoi punti vita, perché più gol fa, più l'avversario perde, obviously. E quindi dobbiamo generare questo gigantesco effetto, che è lunghissimo. Mettiamo anche un punto finale, così rendiamo la carta ancora migliore. Abbiamo generato la carta più potente del mondo. Praticamente può attaccare direttamente quando attacca un mostro. Ci vuole un po' per evocarlo, ma se il tuo avversario ha due mostri, te ne sbatti voglio. Comunque bisogna dare un potere d'attacco a questo mostro, perché questo mostro è troppo potente per via dell'effetto. Quindi bisogna un po' calare dal punto di vista dell'attacco e la difesa. Però l'attacco, Cristiano Ronaldo è attaccante, è numero 10. Quindi, spero che sia il numero 10, perché magari sto dicendo qualche cagata, ma non lo so, quindi se sapete che numero ha Ronaldo, mettetelo qua sotto. Deve avere un grande attacco, so solo che è attaccante, quindi un mostro attaccante deve avere tanto attacco, quindi Cristiano Ronaldo è divino e non di birra. Basta, ste battute di merda. Quindi un 4000 d'attacco ci sta benissimo, però pecca in difesa. Cristiano Ronaldo non è un difensore, nemmeno un portiere, ovviamente non è un portiere. Quindi la difesa non esiste, non può essere a questo mostro, e quindi una difesa di zero, ci sta la difesa di zero, perché Cristiano Ronaldo non difende, attacca e basta, ovviamente è offensivo. Quindi il tuo avversario ha tutte le possibilità di distruggere il mostro grazie a una carta che ti fa modificare la posizione del mostro, o qualche mostro che attacca la difesa, non lo so, dipende dalle esigenze. E noi abbiamo un gigantesco mostro divino, Ultimate Rare, quindi raro Ultimate Team, e soprattutto 10 stelle con effetto devastante e 4000 punti d'attacco. Abbiamo il mostro più potente che tutti i giocatori di Yu-Gi-Oh! Vorrebbero avere nel loro deck. Lo stadio olimpico Bernabéu dobbiamo ancora crearlo, andiamo a crearlo nel prossimo episodio se lo volete ancora. Un bel mi piace se vi è piaciuto questo episodio. E ovviamente andiamo a concludere questo video con Cristiano Ronaldo. Abbiamo creato Cristiano Ronaldo. Comunque, per questo video di Yu-Gi-Oh! Card Maker, ma io lo chiamerò in un altro modo ovviamente, è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Se ne volete altri, un bel mi piace, un bel commento. E naturalmente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E come sempre da DJ, Luminello Studio, spero che tutte le cose che abbia detto su Ronaldo siano vere più o meno, perché io non so un cazzo di calcio.